E qua vediamo l'ottimo lavoro che hanno realizzato queste tre studentesse facendo gli esperimenti con la macchina di Stirling, utilizzato come motore, frigorifero e pompa di calore. Questo è il ciclo di Stirling, queste sono le applet virtuali che abbiamo già visto, e qua ci sono i vari tratti del ciclo di Stirling disegnati, ma anche rappresentati dal vivo. In questo caso la macchina funziona da motore e questa è l'espansione isoterma ad alta temperatura. Vediamo infatti il pistone di lavoro a sinistra, eccolo, è questo cilindro d'ottone, in realtà è d'acciaio color ottone, che si sposta verso destra, quindi questa fase di espansione isoterma è rappresentata dal vivo, il pistone di lavoro che si sposta verso destra. E nel frattempo il dislocatore arretra da sinistra a destra, lo vediamo qua, il dislocatore che arretra verso destra. Quindi si completa la espansione isoterma ad alta temperatura, vediamo infatti il pistone di lavoro che va ancora a destra, eccolo qua, pistone di lavoro va a destra e aumenta il volume a disposizione del gas, intanto il dislocatore va verso sinistra, vediamo infatti che da una posizione arretrata a destra va verso sinistra. Quindi ha inizio la compressione isoterma a bassa temperatura, il pistone di lavoro ritorna a sinistra. Eccolo qua, lo vediamo in queste due immagini, si sposta verso sinistra. Intanto il dislocatore va a sinistra anche lui. Come infatti vediamo in queste due immagini, il dislocatore è più a destra nella prima immagine e più a sinistra nella seconda. Infine, si completa la compressione isoterma con il pistone di lavoro che rientra tutto quanto a sinistra. Il dislocatore invece inizia a rientrare a destra, eccolo qui, dalla posizione di estrema sinistra verso destra. Qui abbiamo lo schema del motore di Stirling che abbiamo già visto e qua la spiegazione delle varie zone che compongono la macchina. Qui abbiamo il volano, abbiamo detto il cilindro, il pistone di lavoro. Il dislocatore, la fiamma ad alcol, questa è la zona fredda, questa è la zona calda sopra la fiamma. Qui abbiamo il sistema meccanico per lo sfasamento di 90 gradi, c'è cioè un quarto di periodo, la cinghia per mettere in rotazione il volano e qua ci sono i sensori, sono due, uno è il sensore di posizione legato al pistone di lavoro che fa avanti e dietro. E l'altro sensore attraverso questo tubicino va a misurare la pressione dell'aria. Pressione dell'aria relativa alla pressione atmosferica. Qua si vedono i collegamenti con la sonda che prende le misure in automatico collegata al computer. Qui l'accensione del motore di Stirling con la zona calda riscaldata da una fiamma. Il motore di Stirling in funzione, anche qua. Il motore di Stirling che funziona come generatore elettrico e accende la lampadina, quindi il lavoro meccanico viene utilizzato per fornire energia elettrica. Siccome la lampadina brucia energia, allora il motore di Stirling un po' rallenta quando la lampadina è accesa. E spegnendo poi la fiamma, il motore si arresta a causa degli attriti. I sensori rilevano automaticamente volume e pressione, abbiamo visto che sono due i sensori, uno appunto per il volume e l'altro per la pressione, e in automatico poi il programma in dotazione con la macchina di Stirling traccia proprio il diagramma PV sperimentale descritto dal motore. In realtà questo ciclo è percorso in senso orario. Qui abbiamo fatto un calcolo del rendimento che è risultato basso del 7% misurando le temperature delle due isoterme. Abbiamo scelto due punti, un punto per ogni isoterma e misurati i valori di pressione e volume per ciascuno dei due. E poi utilizzando la formula del rendimento del ciclo di Stirling 1 meno T1 su T2, le moli non servono perché si semplificano, quindi dal rapporto tra P1V1 e P2V2 misurati sul grafico abbiamo calcolato questo rendimento del 7%. Qui invece abbiamo Stirling utilizzato come frigorifero con un alimentatore esterno che fa raffreddare una zona e riscaldare l'altra, quindi il frigorifero di Stirling con l'alimentazione esterna realizza un passaggio di calore da una zona all'altra. Qui
Qui abbiamo il frigorifero in funzione con il termometro che registra appunto le varie temperature, se ne dovrebbero mettere due, ma anche con un termometro solo si vede la temperatura che si alza o si abbassa in base a dove il calore, da quale zona viene trasferito. Questo è lo schema del frigorifero e qua di nuovo il ciclo di Stirling che è stato ricavato direttamente dal programma e dalle sonde collegate all'apparecchiatura. Stavolta va percorso in senso antiorario. Qui ci sono altre elaborazioni dati abbastanza sofisticate. Qui abbiamo in particolare il volume che oscilla tra i 32 e i 44 centimetri cubi e questa oscillazione blu. Infatti sarebbe appunto il sensore di volume che mostra un volume oscillante tra questi due valori estremi. E mentre il volume aumenta, la pressione si tiene ai valori bassi, mentre invece quando il volume diminuisce la pressione si trova a valori più alti. In particolare quando il volume è massimo la pressione è minima e quando il volume è minimo la pressione è massima. Quindi in questo grafico in rosso è rappresentata la variazione, l'oscillazione della pressione, quando il volume è massimo, per esempio qua la pressione è minima, quando invece la pressione è massima è minimo il volume. Quindi qui ci sono le oscillazioni del volume e della pressione, quelle della pressione sono misurate rispetto alla pressione atmosferica. Infatti sono centrate, come si vede qua, sul valore 0. 0 rappresenta la pressione atmosferica, o meglio, questo grafico oscillante rosso rappresenta le differenze di pressione, dell'aria dentro il motore di Stirling rispetto alla pressione atmosferica, quindi i delta P, come infatti è indicato anche qua, delta P in kilopascal. Tra l'altro, da questo doppio grafico si può riconoscere che il ciclo è percorso in senso antiorario perché i massimi e minimi di pressione sono appena anticipati rispetto ai massimi e ai minimi di volume. Come si vede qua, infatti, prima si raggiunge il minimo di pressione e poi il massimo di volume, viceversa, prima il massimo di pressione e poi il minimo di volume. Qui i dati raccolti dal programma di acquisizione dati, con il tempo che scorre, il volume variabile tra 32 e 44 centimetri cubi, la pressione differenziale rispetto alla pressione atmosferica e qui ci sono gli incrementi differenziali di volume e anche qui il lavoro infinitesimale praticamente che è compiuto subito dal gas e la potenza anche che genera il motore di Stirling nell'ultima colonna. Qui ancora elaborazione dati sulla potenza, non entro nei dettagli che sono abbastanza complicati. Alcuni calcoli per l'energia e la potenza prodotta dal motore di Stirling, calcolo che in realtà è molto impreciso, perché il ciclo di Stirling viene approssimato con questa serie di spezzate, di rettangoli. Molto meglio invece utilizzare quest'altro elaborazione dati che si fa con Excel, riportando appunto in Excel i dati misurati dal programma di acquisizione dati. E questo grafico con Excel adesso si presta a un calcolo più preciso dell'energia e della potenza fornite dal motore di Stirling. Infine abbiamo Stirling utilizzato come pompa di calore, i collegamenti sono simili a quelli di Stirling come frigorifero, stavolta però la zona che si riscalda è quella a sinistra e si raffredda la zona a destra. Questo è lo schema della pompa di calore e questa è la differenza tra Stirling come frigorifero e Stirling come pompa di calore. Una differenza è che il calore nel primo caso passa dalla zona A alla zona B, nel secondo passa al contrario, ed è anche diversa la definizione di coefficiente di prestazione, perché se vogliamo usarlo come frigorifero siamo interessati al calore sottratto alla zona fredda, quindi dividiamo questo calore sottratto alla zona fredda diviso il lavoro necessario per far funzionare il frigorifero. Se invece lo usiamo come pompa di calore siamo interessati non tanto al calore sottratto dalla zona fredda, ma al calore ceduto alla zona calda, quindi la definizione sarà quanto calore ceduto alla zona calda diviso il lavoro necessario per far funzionare la pompa di calore. E quindi termina qua la presentazione delle tre ragazze, che ricordiamo sono queste tre ragazze qua.